Prendiamo una posizione comoda, lasciamo bacino, gambe pesanti, palmi verso l'alto se potete, uniamo indice e pollici. Un piccolo supporto sotto aiuta davvero la schiena, se per caso vi sentite rigidi, se sentite che l'addome fa tanta fatica a mantenere. Lasciamo spalle, braccia pesanti, chiudiamo qualche istante gli occhi, sentiamo il respiro. Lasciamo il respiro spontaneo, sentiamolo entrare e uscire. Sentiamolo bene alle narici, il flusso d'aria in entrambe le narici. E sempre lasciandolo così spontaneo, sentiamo anche il respiro nel corpo. Seguiamo il percorso del respiro. Sentiamo se va all'addome, al torace, se lo sentiamo libero o in qualche modo ostacolato. E facciamo qualche respiro più lungo, lento, profondo. Se puoi, quando inspiri, attiva bene le narici, allarga le alette del naso. E quando espiri, invece, le narici si rilassano, l'aria esce, il corpo si scioglie. Fallo qualche volta al tuo ritmo. Come proprio se volessi annusare il profumo dell'aria. Allarga, allarga bene le narici quando inspiri. E espirando tutto si rilassa. Senti come cambia proprio il percorso d'aria con questo piccolo movimento delle ali del naso. Fatti bene spazio nel corpo, fai ancora un bel respiro, se puoi completo, addome, torace, clavicole, allargando bene le ali del naso. E poi espirando, fai uscire l'aria dall'alto al basso, narici rilassate e rilassa il respiro. Andiamo a risuonare con un aum, sentilo salire dall'addome al centro della fronte, inspiriamo bene a fondo. Se puoi, recita assieme a me l'invocazione. Il significato è: conducimi dal buio alla luce, dall'ignoranza alla saggezza, dalla mortalità all'immortalità. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya Aum shanti shanti shanti. E piano, se ti senti pronto, sciogli il mudra delle mani, puoi aprire gli occhi, fissa prima un punto a terra e poi lo sguardo sale. Giusto qualche cerchio con le spalle, sciogliamo bene questa zona, inspiri, sali, apri, espiri, chiudi, scendi. Accompagna bene il movimento con il respiro, lascia che il respiro trovi spazio, si faccia spazio. E cambia direzione, qualche giro nell'altro senso di marcia, inspiri sempre quando il petto si espande, il torace si apre, e espiri quando si chiude. Lascia bacino e gambe bene pesanti, lascia la schiena libera un po' di accompagnare questo movimento, ancora un bel giro. E piano, rilassa bene le spalle. Inspiriamo qui al centro. Espirando, mento verso il petto, lascia bene pesare la testa, fai un respiro qui con la testa pesante, mento al petto. E poi facciamo dei semicerchi, quindi un quarto di cerchio da un lato e un quarto dall'altro. Quando inspiri sali, un quarto di cerchio, arrivare fino all'altezza dell'orecchio, e espiri scendi. Inspiri sali dall'altro lato, un quarto di cerchio.
Ed espirando scendi. Fallo qualche volta, seguendo il ritmo del tuo respiro, mantenendo bene l'attenzione, collo, gola. Senti fino a che punto della schiena questo movimento coinvolge le tue strutture e piano piano ti fermi al centro, fai ancora un respiro lasciando pesare bene la testa e poi piano torni al centro. Bene, risali inspirando, testa al centro, rilassa bene le spalle e andiamo a allungare le braccia in avanti, inspirando le facciamo salire bene verso l'alto, palmo guarda palmo. Lascia la testa rilassata fra le braccia, senti il bacino bene pesante, invece mentre inspiri allungati, 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 senti tutta la colonna vertebrale che si allunga, è come un filo dal centro della testa che ti allunga bene verso l'alto, rilassa le spalle, rilassa la testa, inspiri, ti allunghi, espirando mantieni questo allungamento e lascia bene andare bacino, gambe. Fallo ancora un'altra volta, un bel respiro, ti allunghi, senti il respiro dove va, il percorso dell'aria, espirando, lascia bene andare bacino e gambe. Qualche volta solo una mano si allunga e l'altra è morbida e può piegarsi, allunga, 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 come se volessi raccogliere qualcosa prima con una mano e poi con l'altra. Allunghi e ritorni, allunghi. E ritorni. Se poi lo fai associato al respiro, quando allunghi, allunghi, inspiri e quando scendi, espiri. Senti bene questi allungamenti di tutti i fianchi. Ancora un paio di volte. E poi piano ti fermi al centro, inspiri quel centro, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi, espirando tuffati in avanti come puoi, lascia andare le mani, appoggi le mani, se puoi cammini un po' le mani in avanti, lascia bene andare la testa, le spalle, mantieni bene il bacino a terra, dove arrivi arrivi anche pochissimo va bene, ma lascia bene andare la testa, fai qualche bel respiro. E piano cammina indietro le mani, ritorni al centro, bene, appoggia le mani indietro, spingi bene con le mani, fai tre bei respiri, le mani in spinta, petto si espande, colonna si allunga, sguardo verso il cielo. E poi piano sciogli la posizione delle gambe mantenendo questa posizione delle braccia, qualche giro con i piedi, sciogli bene, metti in circolo e cambia l'incrocio delle gambe. Buongiorno. Piano stacca le mani, di nuovo braccia, inspirando si sollevano. Fallo qualche volta di nuovo questo movimento, allunga bene i fianchi, senti com'è diverso per il corpo con questo cambio di posizione delle gambe. Lascia il bacino bene pesante. Aiutati col respiro, quando inspiri allunghi allunghi, quando espiri torni. E piano ti fermi al centro. Una bella inspirazione allungandosi, espirando, scendi in avanti. Appoggia anche vicino se vuoi e poi cammina un po' le mani avanti e lasciati ben andare verso terra. Lascia andare la testa, lascia andare i gomiti. Fai almeno tre bei respiri. Con l'addome se vuoi, che è lì bene compresso, fai spazio nell'addome, senti il respiro che spinge per farsi spazio. E piano, 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 cammina le mani verso il corpo e ritorni al centro.
sciogli, appoggia le mani indietro, tre respiri, compensiamo questa chiusura, una bella apertura, spingi con le mani, espandi il petto, il torace, fissa un punto al cielo anche se hai gli occhi chiusi, quella è la direzione dello sguardo. Ancora un bel respiro e quando espiri piano ammorbidisci e torni al centro. Bene. Andiamo a prendere tutti il piede destro. Se puoi metti il piede nell'incavo del gomito. Se non riesci afferri il piede con una mano e il ginocchio con l'altra mano. Se invece riesci la posizione finita completa è proprio abbracciare e intrecciare le mani. Senti il tuo corpo, cosa ti consente di fare, va benissimo anche questo. Schiena dritta. Spalle morbide, petto aperto e dondoliamo un po' questa gamba destra. Si chiama proprio Rock My Baby, la traduzione del nome della posizione, o è conosciuta anche così, proprio come se cullassi un bambino. La testa rimane al centro, lo sguardo fisso al centro, ma tutto il corpo è libero di muoversi. Cerca di non perdere questo allungamento della colonna, senti cosa succede al lato destro del bacino, alla tua anca. E mantieni l'attenzione, se puoi, anche alla base della colonna vertebrale. Vedi se puoi espandere un po' questo movimento. Respira nel movimento. E piano piano rallenti e ti fermi. Shakera un po' il piede. Lascialo bene andare, lascia il piede morbido, morbido. E piano, rilassa, appoggia gamba destra bene vicina al bacino, se puoi tallone quasi a contatto. E andiamo a fare lo stesso con la sinistra, o afferri, afferri, o abbracci. Schiena lunga e dondola, testa al centro. Respira e porta anche qui l'attenzione. Anca sinistra, tutto il lato sinistro del bacino e base della colonna vertebrale. Senti questo movimento come se partisse dalla base, da Muladhara, dalla base della colonna vertebrale, piano piano risalisse lungo la colonna vertebrale. Una sorta di risveglio morbido di questa energia che risiede alla base della nostra colonna vertebrale. Vedi se puoi ampliare un po' il movimento, respira nel movimento. E piano, 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 rallenti, afferri bene a livello della caviglia, scuoti un po', lascia andare bene il piede. Senti il piede come se fosse un appendice che... E piano, 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 appoggi. Bene. Andiamo a metterci in questa posizione, gambe a 90 gradi, tutti verso destra portiamo le gambe. Trova una posizione comoda, se serve ti aggiusti un po' in modo che le ginocchia stiano dentro, se senti fastidio alle ginocchia. 90 gradi e 90 gradi, senti questa posizione anomala per il bacino, lascia bene pesare lato destro del bacino. Portiamo le mani sulle ginocchia. Senti bene la schiena dritta, inspiriamo, quando espiriamo le mani scivolano e vanno verso i nostri talloni. Una torsione morbida, inspiri, torni al centro, mani alle ginocchia, espirando scivola bene lungo le gambe, mani verso i talloni, lo sguardo va indietro, a seguire la spalla che va indietro. Inspiri, mani alle ginocchia, e fuori l'aria, mani ai talloni o verso i talloni se non ci arrivi. Inspiro e fuori l'aria. Senti questa torsione, senti il bacino in questa posizione. Alla prossima espirazione fermati con le mani alle caviglie se non arrivi ai talloni e rimani con lo sguardo indietro, senti questa bella torsione alla colonna. Senti il lato destro dell'addome un po' compresso, massaggiato dal respiro profondo. E piano, 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 torna al centro.
ruotiamo un po' verso la gamba sinistra, quindi ruotiamo leggermente verso la gamba sinistra, camminiamo un po' avanti le mani e se puoi lascia andare bene la testa. Lascia andare la testa, le braccia, fai qualche bel respiro, lascia anche bene pesare il bacino. Fai qualche respiro yogico completo, addome, torace, clavicole, clavicole, torace, addome. E piano piano piano, tanti passetti, ti riporti su, 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 verso l'alto. Torni al centro e bene, se serve appoggiati indietro, sciogli questa posizione, cambiamo lato. Tutti a sinistra, gambe a 90 gradi, 90 gradi il ginocchio che sta davanti, 90 quello dietro, aggiustati come ti senti più comodo. Senti questa posizione del bacino, cerca di lasciare andare bene il bacino. Non mantenerlo, mani sulle ginocchia, inspiri, quando espiri scivola, scivola, scivola verso i talloni anche se non arrivi, lo sguardo segue, inspiri, torni al centro, espiri, una torsione morbida della colonna, fallo col tuo respiro qualche volta, inspiri al centro, fuori l'aria, ruoti. La prossima volta che espiri arrivi verso i talloni, verso le caviglie, rimani qualche respiro. Mani dolcemente in appoggio, una bella torsione. Senti lo sguardo, la testa all'indietro. Fai qualche respiro, senti com'è il bacino, lascialo bene pesare. Piano 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 torni, mani verso le ginocchia e poi ruotiamo un po' verso destra, cammini avanti le mani proprio in questa direzione come in diagonale e lasci bene andare, lascia andare la testa, lascia andare le braccia, fai qualche respiro completo, addome, torace, clavicole, clavicole, torace, addome. E piano 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 le mani ti aiutano, camminano verso il corpo, torni bene su e piano vai a sciogliere, distendi bene le gambe in avanti, se serve ti appoggi indietro, sciogli un po', muovi bene le ginocchia e poi anche lateralmente, anche qui, proprio come se i piedi si volessero staccare dal corpo e piano ritorni. Bene, mani appoggiate ai lati del bacino, attiva un po' i piedi, attiva dolcemente le ginocchia, morbidamente, non serve spingere, spingere, il giusto compromesso fra la tensione e il rilassamento, appoggia le mani ai lati del bacino, mani che dolcemente spingono a terra, senti questa spinta delle mani che ti apre, ti espande bene il petto, sommità della testa che cerca il cielo. Se vuoi chiudi gli occhi, fai qualche bel respiro. E piano riapriamo gli occhi, mantieni questa dolce attivazione delle gambe. Piano piano le mani si staccano, inspirando, salgono lateralmente, allungati bene verso l'alto. Fai due respiri anche qui. Sempre con questa consapevolezza che mentre inspiri ti allunghi, mentre espiri bacino e gambe pesanti radicate a terra.
e alla prossima espirazione non scendiamo verso il basso, ci allunghiamo in avanti, come se volessimo andare a prendere qualcosa oltre i nostri piedi. Allungati, 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 allungati e poi lascia ben andare le braccia. Per ora mantieni lo sguardo in avanti, verso le dita dei tuoi piedi. Se arrivi ai piedi, una buona posizione è proprio afferrare l'alluce. Se non ci arrivi, lascia le mani alle caviglie. Rimani con lo sguardo in avanti qualche respiro. E la consapevolezza qui è: inspirando la colonna vertebrale si allunga, espirando la colonna lunga cerca di scendere. Portiamo l'addome verso le cosce. Fai qualche bel respiro in questo modo. Inspiri, schiena lunga. Espiri, la schiena lunga scende un po' verso l'addome. Se conosci Ujjayi, incorporalo, praticalo. E alla prossima espirazione invece andremo proprio a lasciarci scendere verso il basso. Quindi mantieni la posizione delle mani, ma lascia bene andare la testa, lascia bene andare le braccia. Fai qualche bel respiro. Assicurati che la testa sia pesante, non tenere le cervicali attive. Prova a fare tre bei respiri completi, addome, torace, clavicole. Clavicole, torace, addome. Senti ad ogni espirazione qualcosa che si scioglie, si allenta. Rimani vigile, attento, senti come cambiano le sensazioni, come continuano a cambiare. E piano, 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 cammini le mani o sulle tue gambe o ai lati delle tue gambe e tanti piccoli passetti, fai una transizione consapevole. Senti bene tutte le vertebre che ritornano una sopra l'altra. E ritorni in Dandasana, quindi poggia le mani alla fine ai lati del bacino, rimani tre bei respiri. Senti questa dolce spinta delle mani, senti il petto ben aperto. E poi piano, mantenendo questa dolce attivazione delle gambe, cammina un po' indietro le mani. Le dita sono rivolte verso il corpo, ma se senti disagio ai polsi, aggiustati. Quando inspiriamo, bacino sale e punte delle dita dei piedi che invece cercano terra. Tutto il corpo si allinea, e espirando scendi. Fallo qualche volta accompagnato dal respiro. Inspiri, spingi bene con le mani, bacino sale, punte dei piedi che cercano terra. Espirando scendi, bacino ritorna, inspira. Spingi bene con le mani e il bacino sale fuori l'aria e saliamo, rimaniamo, qualche respiro. Inspira, sali e rimani. Tutto il corpo in una linea, dita dei piedi che cercano terra. Non lasciare andare indietro la testa, fissa un punto nel cielo. E piano, 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 torni e riappoggi. Cammina piano le mani ai lati del bacino. Di nuovo qualche respiro in Dandasana. Mani dolcemente in spinta, gambe un po' attive. Facciamo scivolare il piede destro verso il pube, lasciamo cadere bene giù il ginocchio destro. Mano destra va al cielo, resta qui, mano sinistra spinge, mano destra tocca il cielo. Senti queste forze, il piede sinistro leggermente attivo, là il ginocchio destro lascialo cadere. La mano sinistra spinge, la mano destra cerca.
Cerca tutte queste qualità, questi compiti, queste diverse forze dentro il tuo corpo. Allungati bene verso l'alto e poi ti tuffi in avanti verso il piede sinistro. Se vuoi vai leggermente in diagonale, oltre, e prenditi la caviglia, il piede, il ginocchio, quello che vuoi. Bene qua. Lascia che la mano tocchi qualcosa, cerca un vincolo, cerca un aggancio. Mano destra su piede sinistro. Mano destra, ecco. Sì, anche il ginocchio va bene. Non lasciamo la mano in volo. Lascia la mano cadere giù. Lascia la mano cadere giù, sì. La mano sinistra si adegua e inizia a spingere, perciò la parte attiva è la mano che sta dietro, che spinge. Chi lavora è la mano dietro, che spinge un po' il tronco, le spalle verso il piede. Cerchiamo di rilassare bene la mano destra, il gomito destro, la testa. Invece chi lavora è la mano sinistra che spinge. Tre respirazioni yogiche complete, gonfia la pancia, gonfia il torace fino alle clavicole e poi l'aria esce dalle clavicole, torace, pancia. Segna bene questo percorso, vivi bene questo respiro. Lascia che l'aria entri lentamente, percorri lentamente questo percorso. Segna bene il sentiero. Lascia cadere bene giù la mano destra. Porta la mano sinistra lateralmente alla tibia. E mille passettini lentamente vieni su. Ruotiamo, quando siamo bene su, ruotiamo il tronco un po' verso destra e andiamo in questa sorta di diagonale tra ginocchio e l'altro ginocchio, tra i due femori. Poi se posso ruoto ancora un po' di più, cerco di ruotare il tronco verso il femore destro. E lentamente scendiamo lungo il femore destro. Cioè vai un po' in avanti, seguendo un po' questa linea qui. Le mani aiutano, le mani fanno da puntelli, esatto. E poi ti lasci cadere giù. Se il gluteo sinistro si solleva, lascialo sollevare, non bloccarlo giù, ma non portarlo su. Lascialo cadere giù, se si solleva va bene, però l'idea è di lasciarlo pesante giù. Beh, respiri qui, senti questa comodità. Senti più o meno lo sterno allineato con il femore. Anche qui tre respirazioni yogiche complete, pancia, torace, clavicole. E poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Solleva la testa un pochino, aiutati con le mani, ti puntelli con le mani e ti chiedo di fare 1000 passi indietro. Perciò non passi grandi, 1000 passettini piccoli, 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 piccoli. Non perderti nessuna sensazione. Porta il tronco verticale. Mano sinistra, vai a toccare il cielo con la mano sinistra un attimo, su, su, su. Poi la mano sinistra scivola giù e la appoggiamo sull'anca, sul fianco destro. Un bel vincolo qua. Mano destra su, tocca il cielo. Bene, respira salendo, sali bene su. E poi ti lasci un po' inclinare, ti lasci cadere verso
diciamo, il piede sinistro. Quello che c'è, c'è. Senti questo vincolo, mano sinistra sulla coscia, sull'anca. Senti tutto l'emilato destro che si allunga. Respira bene con l'emicostato destro. Se il piede tocca il piede, se la mano tocca il piede va benissimo, ma cerca di non ruotare il tronco in avanti. Lascia che il peso del tronco faccia il lavoro, lascia pesare la testa, metti bene il respiro nella parte laterale destra del tuo costato. Pianissimo, torna su, come un ventaglio che si apre, come una conchiglia che si schiude, come un fiore che si apre. Apriti al sole e piano, lentamente giù, la mano scende. E liberiamo la postura. Distendi la gamba destra, facciamo Dandasana, il bastone. Senti queste forze, queste dolci forze che ci allineano non solo l'apparato scheletrico, non solo i muscoli, ma anche dal punto di vista energetico, anche in profondità. Senti anche il respiro che si allinea, senti anche la mente che si allinea, che si calma. Tutto nella stessa direzione. Che i pensieri, le emozioni, il corpo, tutto viaggia nella stessa direzione. Piano, il piede sinistro stavolta, lasciando il femore che extra ruoti, piano vieni su, 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 appoggialo qua. Lascia il piede destro orientato un po' verso il cielo, perciò non lasciarlo proprio morente giù. Non è un piede morente, è un piede dolcemente vivo. Vivi con la giusta intensità, perciò il piede, l'alluce, guarda il cielo, un po', senza irrigidirti. Senti l'alluce che guarda il cielo serenamente. Mani spingono un po', ginocchio cade, ginocchio sinistro cade, assicurati che non sia tenuto su, cade giù. Mano sinistra tocca il cielo, Kekari Mudra. Senti queste forze che percorrono il corpo, senti queste forze che arano il corpo, che nutrono il corpo, che stimolano. Poi inspirando tocca bene il cielo ed espirando ti tuffi in avanti, non farti prendere dalla voglia di andare verso giù, in avanti e verso il piede e poi lascia cadere giù la mano. Va bene mano, ma la mano deve essere cadente. Sì. Se prendi con il piede puoi creare questo dolce vincolo. L'importante è che la mano sia cadente, la mano deve toccare il corpo, non lasciare la mano volante. Va bene anche qua. Va bene anche qua, ma la mano deve toccare qualcosa, lascia cadere giù la mano. Sì, non teniamo tensione così, lascia cadere giù la mano. Invece la mano dietro, la mano destra, si orienta e inizia a spingere. Chi lavora è la mano destra che spinge. E senti questa meravigliosa decompressione che questa mano che spinge crea dentro il tuo corpo. Respirazioni yogiche complete, sii molto dolce, sii romantico, seduci il tuo corpo. Coccolalo, non essere per nulla aggressivo. Belle respirazioni yogiche complete, pancia, torace e clavicole. Clavicole, torace, pancia.
assicurati che ci sia vita, assicurati che non ci sia rigidità. Assicurati che il respiro viaggi nel corpo in maniera fluida, in maniera continua. Come un fiume che, di quelli calmi che vanno ad irrigare, che vanno a bagnare, che vanno a scoprire. Così l'aria entra e così l'aria esce. Senza rumore, un fiume calmo. E piano lascia cadere giù la mano. L'altra mano, la mano destra, viene in avanti. E mille passi. Piccoli, piccoli, piccoli. Non farti scappare nessuna sensazione, non farti prendere dalla voglia del fare, piano piano mille passettini con le mani e porta la schiena verticale. Senti che una parte del lavoro lo fa la schiena, questa autocapacità che la colonna ha di estendersi, e una parte del lavoro la fa proprio la spinta delle mani. Lasciamo che il tronco ruoti. In questa direzione tra i due femori, un bel respiro qui e poi lasciamo che il corpo ruoti proprio verso, se puoi, verso il femore sinistro. Ti aggiusti con le mani, mettiti in una posizione in cui ti possano in qualche maniera essere d'aiuto, sostieni bene la colonna ben verticale e poi per quello che puoi lascia andare la colonna, il tronco, lo sterno. Aiutati con le mani nella direzione del femore, della coscia sinistra. E anche qui, lascia che il gluteo destro si sollevi, ma non sollevarlo attivamente. Senti questa qualità, il gluteo pesa, si solleva perché un po' la postura viene a richiamarlo verso l'alto, ma lascialo pesare giù. Se puoi vai giù, appoggia giù la fronte, appoggia giù quello che c'è. Se puoi cerca di allineare bene lo sterno, al femore, alla coscia. Se la testa è vicina al pavimento, ma non tocca il pavimento, forse conviene mettere un pugno e appoggiare la fronte sul pavimento o due pugni. In modo tale da rilassarla un po' giù. Facciamo una cosa molto, molto interessante, facciamo delle respirazioni dentro questa postura. Dentro questa postura riempi la pancia, poi il torace, fino alle clavicole, fino alla base del collo e poi l'aria esce lentamente dalle clavicole, torace, pancia. Aiutati con le mani perciò sono in appoggio, solleva la testa e lentamente con mille passettini delle mani, mille passettini. Si potrebbe fare ogni piccolo passettino un respiro, giusto per dare un tempo degno di ascolto a questa salita. Piano mano destra, tocca il cielo un attimo, la mano destra scivola giù, decussa, passa la linea mediale del corpo e va ad intercettare
la coscia, l'anca sinistra. Perciò la mano destra va sull'anca sinistra. La mano destra sull'anca sinistra. Sì. La mano sinistra va a toccare il cielo. Senti già questa, questa forma un po' particolare. Mettici un po' di la giusta energia, la giusta vita, un po' di dignità. E poi mantenendo questo legame con, della mano destra con la coscia, con l'anca, mantenendo questa relazione, questa connessione, piano piano ci incliniamo, ci lasciamo pesare un po' dove? Verso il piede destro. Lascia questa flessione laterale in questa dolce torsione a livello del bacino. Quello che c'è, c'è. Esplora con il respiro l'interno del corpo. Usa il respiro per portare qualità. Usa il respiro per portare via tutto ciò che non ti serve. Piano torna su. È come un fiore che si apre e piano piano lascia andare giù la mano. Senti tutte le sensazioni. E piano libero. Lasciamo tornare il corpo al centro. Pieghiamo le ginocchia. Facciamo la farfalla. Vado con asana. Lascia cadere giù le ginocchia. Lascia salire sul tronco. Come se questa fosse la posizione naturale, no? Lascia cadere giù le ginocchia, lascia salire sulla tua colonna. Respira nel vento. Le mani scivolano dalle caviglie fino alle ginocchia. Un bel respiro qui. Poi dalle ginocchia le mani scivolano fino al bacino e appoggiamo le mani indietro. Continua a lasciare cadere bene giù le ginocchia. Allontana un po' le mani dal bacino, fai dei piccoli passettini indietro. Se puoi, appoggia il gomito destro a terra, gomito sinistro a terra. Sì. Posizione da spiaggia. Lascia cadere bene giù le ginocchia. E piano ti chiedo una cosa, un movimento dentro la tua colonna. Immagina delle mani dietro la tua schiena che ti spingono la schiena verso l'alto. Perciò il bacino va in avanti. La parte toracica va verso il cielo e lascia cadere la testa giù e indietro. Senti questa estensione della colonna. La parte lombare va in avanti e verso l'alto. La parte toracica al cielo. Lascia cadere la testa indietro. Seguimi con il collo, tieni la testa in avanti. Senti il vento che passa sotto il ponte della tua schiena e lentamente la schiena torna a pesare giù e anche la testa si orienta verso avanti. Guarda il tuo ombelico, tutta la schiena si flette. Appoggiamo le mani tornano su, cioè le mani tornano ad aiutare la colonna a crescere verso l'alto. Inspira. Usa la forza.
S, incrocia le dita, yoga mudra. Le mani toccano proprio la teca cranica. Spingi con le ossa del cranio le mani in alto. Senti questa colonna che spinge in sulle mani. Inspiro. Espiro, ruota i palmi delle mani verso l'alto e vai su con i palmi delle mani verso l'alto. Fuori l'aria, allungati, allungati. E poi lasciando i palmi delle mani verso l'alto, piega solo i gomiti e appoggia il dorso delle mani sulla tua testa e spingi in su con il dorso delle mani sulla testa. Assicurati che, di appoggiare nel punto giusto, non sulla fronte in avanti, non troppo indietro, proprio a livello della fontanella. Spingi bene in su le mani. Inspiro, tocca con le mani il cielo, distendi i gomiti. E stavolta espirando, facciamo un cerchio enorme, le mani vanno avanti, ruotano e vanno a prendere i piedi. Cammina con il bacino, con gli ischi, in avanti. Se tu poco hai da camminare in avanti, cammina con gli ischi in avanti verso i talloni. Bon, camminiamo tutti indietro con gli ischi, lontano dai talloni. Una grande camminata ischiatica. Sì, sì, cammina, cammina, cammina. Allontana, lascia tanto spazio. Aumenta l'area tra le tue gambe e poi cammina in avanti. Cammina in avanti. Abbiamo tempo, non c'è nessuna... Anche piccoli passi vanno bene. Cammina in avanti e allunga la schiena verso il cielo. Assicurati di allungare bene la schiena verso il cielo senza mettere troppo tensione alla parte posteriore del collo. Perciò cerchiamo di non fare questo, di non proprio, ma di allungare bene la schiena e allungare anche la pelle che sta dietro al collo. Esatto, allunga la pelle che sta dietro al collo. No rughe sul collo. Allunga bene il collo. E qui facciamo solo dei tre bei respiri yogici completi. Gonfia la pancia, torace, clavicole. Fuori l'aria, clavicole, torace, pancia. Assicurati che il collo sia ben lungo verso l'alto, allungato verso l'alto. E piano, libero. Non ho idea di cosa sia. Ok, faccio una cosa e dopo ti ripassi i tuoi ultimi. Facciamo una cosa un pochino... abbiamo preparato un po' il corpo. Appoggiamo le mani indietro. Incrociamo le tibie. Sposta il peso in avanti. Le mani vanno avanti. Appoggiamo Ajna Chakra. E poi piano su. Una bella posizione quadrupedica, scodinzoliamo un attimo. In maniera simbolica dai dei colpi d'anca al vicino, come se tu volessi veramente dargli delle, non so come si chiamano, delle bordate. Sì. Buttare in acqua il vicino, così. Esatto, poi puntiamo i piedi, appoggia le dita dei piedi al tappeto, spingi con le mani, solleviamo le ginocchia, andiamo cane a faccia in giù facilitato. Guarda il mondo da questa prospettiva. Tutto sotto sopra, tutto avanti dietro e non dietro avanti, tutto rovesciato. Pianissimo, distendi le ginocchia, lascia salire bene sui glutei, spingi bene con le mani, respira con tutto il corpo.
Delicatamente appoggia le ginocchia. Appoggia bene le mani, appoggia bene le ginocchia, appoggia bene le dita dei piedi. Senti questi sei punti, due mani, due ginocchia, due piedi. Ed andiamo ad appoggiare lo sterno tra le mani e il mento avanti rispetto alle mani. Lascia bene i glutei verso l'alto. Otto punti. E piano, lasciati, depositi, lasciati proprio scivolare giù, lascia i piedi verso fuori, mano sinistra sotto, mano destra sopra e appoggiamo un attimo proprio la fronte sulle mani. Makarasana, un bel coccodrillo. Rilassa bene le spalle, assicurati di non accumulare tensione alle spalle, al collo. Avviciniamo i piedi. Appoggiamo i gomiti sotto le spalle, appoggiamo le mani a terra, Hasta Bhujangasana, il mezzo cobra, sì, cerco di mettere proprio i gomiti sotto le spalle, sì. Buono, ecco, guardiamo in basso, guardiamo in alto e poi portiamo lo sguardo in una via di mezzo. Sarebbe avanti, basso. E facciamo tre respiri yogici completi. Gonfia la pancia. Gonfia il torace. Clavicole. E poi clavicole, torace, pancia. Dai il giusto tempo al respiro. Lascia che il respiro prenda il suo tempo. Riempi bene il tempo con il respiro. Fai diventare il tempo respiro. E lentissimamente fai scivolare bene le scapole verso le orecchie, poi libera i gomiti e torniamo in Makarasana. Piedi verso fuori. Questa volta tre bei respiri con la pancia, gonfia e sgonfia la pancia. Solleviamo la testa, libera i piedi. Fai roteare le caviglie, le caviglie. Muovi un po' il bacino. Poi lentamente anche un po' la schiena, aiutati con le mani.
leviga bene tutto il tuo corpo, tira via gli spigoli, vieni, vieni pelo fino a su, quasi, quasi seduto. Attenta a non saltare in acqua. Il piano mi fermo su. Guarda il mondo. Guarda il mondo con occhi nuovi. In una bella posizione comoda seduta. C'è poi un supporto dietro, qualche minuto di questa respirazione pranayama, nadi shodhanam facciamo oggi. Respirazione narici alternate, brevemente inspireremo da sinistra, espiriamo da destra, inspiriamo da destra, espiriamo da sinistra, inspiriamo da sinistra. Quindi espiro, inspiro da un lato, espiro, inspiro dall'altro. Mano sinistra, palmo verso l'alto, uniamo indice e pollice, le altre tre dita bene distese. Assicuriamoci che la colonna sia ben eretta ma senza tensione. Mano destra, pieghiamo indice e medio e useremo pollice, anulare mignolo per chiudere le narici. Pollice e anulare mignolo. Indice e medio. Esatto. E indice e medio. No, così. Ci è andata anche bene perché a volte... di tutto ho visto. Indice e medio piegati. L'abitudine. Il contrario, esatto, e distendi le altre due. So che non è una posizione facile, comoda. Esatto, così. Aspetta, faccio così. Pollice e anulare mignolo chiudono le narici. Molto bene. Chiudiamo gli occhi. Spalla destra rilassata, pelle del viso rilassata. Inspiriamo ed espiriamo a fondo. E dopo che avremo espirato, chiudiamo la narice destra, facciamo una bella inspirazione dalla sinistra. Chiudi la sinistra con anulare mignolo, espira bene a fondo dalla destra. Inspira di nuovo destra. Chiudi la destra, espiri, inspiri a sinistra. Poi chiudi la sinistra, espiri, inspiri a destra. E continua in questo modo, chiudi, espiri, inspiri da una narice, chiudi, espiri, inspiri dall'altra. Cerca di allungare bene il respiro, fai dei respiri lunghi, lenti, profondi. Fai bene spazio con il respiro, anche nel corpo. Il corpo si espande mentre inspiri. E poi si rilassa. Mentre espiri. Rimani bene con la mente, ancorata al tuo respiro. La mente osserva il respiro. Lascia la spalla destra morbida, il viso rilassato. Continua ancora qualche giro.
E quando espirerai dalla narice sinistra, termini. Potrai a quel punto sganciare la mano, rimani a occhi chiusi se puoi, porti la mano destra nella stessa posizione della sinistra. Rimani con l'attenzione al flusso d'aria alle narici. Se puoi continua a osservare il respiro, ma lo sguardo fisico si rivolge all'interno della tua calotta cranica. Porta l'attenzione al respiro nel corpo. Senti se e come questa pratica ha modificato il tuo respiro. Poi lascia andare il respiro, porta l'attenzione a tutto il corpo. Dai piedi alla testa, dalla testa ai piedi. Senti il corpo come sta dopo questo lavoro, dopo questa pratica. E osserva anche la tua mente. Osserva la mente in questo istante, la qualità della mente in questo istante. Fai un bel respiro lungo, lento, profondo. Vibriamo assieme ad un AUM. Inspira a fondo di nuovo. Poi reciti assieme a me la stessa invocazione con cui abbiamo iniziato. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Aum Shanti Shanti Shanti. Lascia gli occhi chiusi, sciogli questo mudra delle mani, fai incontrare le tue mani di fronte al petto come in preghiera, mano si unisce all'altra mano, appoggiale sul tuo cuore, la base del pollice appoggia sul cuore, fai un bel respiro, inspira, quando espiri lascia scendere la testa verso le dita delle mani, tre respiri di gratitudine. E piano, quando ti senti pronto, inspirando la testa risale e dolcemente puoi tornare ad aprire gli occhi, fissa prima un punto a terra e piano sollevi lo sguardo. Namaste. Grazie Edo. Grazie. Mm-hmm.